Buonasera a tutti, eccoci a un nuovo appuntamento col mio salotto letterario virtuale. Buonasera e benvenuto a Gianmarco Merlo, che è il mio ospite di questa sera. Buonasera, buonasera Paolo, grazie per l'invito. Grazie a te per essere qui. Allora, con Gianmarco parliamo di un libro che, diciamo, nel fuorionda ripercorre anche un po' la nostra generazione di appartenenti, visto che siamo lì, tu sei del 74, io un anno prima. Però, come di consueto, prima di iniziare ad entrarci a parlare del tuo libro, dici un po' qualcosa di te, parlaci un po' di Gianmarco come prima battuta, diciamo così. Sì, io sono un giornalista, lo faccio da 26 anni, ne ho 46 e mi occupo per lavoro di spettacolo, scrivo per un settimanale abbastanza noto di spettacolo, televisione, cronaca rosa, però ho la passione per la scrittura da sempre, da quando avevo 15-16 anni. Ho accumulato nel tempo delle storielle che avevo scritto tanti anni fa, ogni tanto ne tiro fuori qualcuna, me la rileggo con tenerezza perché mi ricordo di quando ero più giovane e sognavo di fare lo scrittore. Eh beh, sogno anche realizzato. A parte il fatto che già diciamo, credo che tra le professioni svolte dagli scrittori, visto che tendenzialmente in Italia fare solo lo scrittore è, diciamo, quantomeno difficile, se non quasi impossibile. Diciamo che è un privilegio che è riservato a pochissimi, però tendenzialmente moltissimi scrittori sono anche giornalisti, che è Sì, forse una diciamo che è uno dei binomi più gettonati in questo senso. è vero, Anche perché, so, voglio dire, uno si allena anche sicuramente per via della professione, gli spunti poi vari per ideare storie non mancano di certo. Tu hai pubblicato con Daimon Edizioni a dicembre scorso, quindi parliamo di un libro veramente molto recente, pochi mesi di vita editorialmente parlando, La felicità è scorretta. Vediamo un po' cominciamo a conoscere un po' la trama, poi magari ci addentreremo anche nei temi del libro. certo, Paolo, io partirei dal titolo perché comunque La felicità scorretta racconta già molto di quello che ho scritto, perché succede questo, che ultimamente, come sai, va molto di moda il politicamente corretto, è quasi un po' un'ossessione, ci sono fior di autori, registi che sono un po' lamentati, tipo Verdone che ha detto ma qui non possiamo più scherzare sul nulla, è tutto ormai vietato. Quindi questo libro parte dal titolo La felicità scorretta perché in quegli anni lì, parliamo di un racconto ambientato alla fine degli anni 90, il divertimento non aveva tutte queste regole così stringenti. È la storia di due amici che vanno in un pub di Roma, di cui non farò il nome perché è rimasto avvolto nel mistero, è meglio così. Vanno ogni lunedì sera, nella serata più sfigata della settimana, proprio per scelta precisa, a cenare, a bere birra e a relazionarsi con gli ospiti di questo locale romano. Quindi parliamo di una storia che va un po' indietro nel tempo. E che dirti? È un romanzo comico, l'ho definito comico fino a pochi giorni fa. Poi ho capito che in realtà sì, c'è comicità, ma c'è anche molta tragedia. È un libro, ecco, tragicomico, per dirla un po' alla Villaggio, che è uno dei miei grandi ispiratori, Paolo Villaggio, con i suoi libri di Fantozzi. Quindi, perché ti dico questo perché mi sono accorto che poi alla fine c'è battute quante ne vuoi in romanesco, ma c'è tanta anche solitudine, c'è la crisi dell'uomo, perché poi questi avventori, che sono quelli che si relazionano con i due protagonisti, sono molto soli fondamentalmente, vanno in questo locale per trovare qualcuno con cui parlare, e poi ognuno di questi è un po' un personaggio, indossa sempre la sua maschera pirandelliana, no? Ecco. Quindi c'ho il finto playboy, c'è il ruffiano, c'è il nobile decaduto, c'è il bugiardo, insomma sono tanti, tanti personaggi che ricordano quelli della commedia dell'arte, che entrano e escono in questo locale, e poi soprattutto, lo devo dire, se vuoi ti faccio vedere anche la copertina, c'è una, Certo, vediamo. Sì. eccola qui, c'è la musa di questo romanzo, che è Marta Flavi, che è un personaggio televisivo molto noto, lei negli anni 90 conduceva una trasmissione che si chiama,
ancora qualcuno, no, non lo so. Noi sì, però magari mi rendo conto che una persona che oggi ha tipo 20-25 anni, non ne sono sicuro che. Adesso è sempre in televisione perché fa l'opinionista, però negli anni 90 faceva questo programma d'amore, che si chiama Agenzia Matrimoniale, in cui Allora. faceva incontrare, prima dei social, prima dell'avvento di Instagram, di Twitter, cioè faceva incontrare le persone. E lei in questo romanzo ha un ruolo preciso, lei interpreta Marta Flavi, cioè la stessa Marta che ha scritto la prefazione di questo racconto, di questo romanzo, anzi, entra in scena. E sconvolge i piani di tutti i protagonisti di questa vicenda, perché lei fa un'irruzione molto importante. Non posso dirti molto, però quando arriva lei nel finale, il racconto cambia completamente, perché crea parecchia confusione. Quindi diciamo che c'hai anche una prefazione, possiamo dire, importante, perché comunque Marta Flavi, ripeto, oggi forse è meno, come dire, nota di quanto non lo fosse negli anni 90, perché questo programma, io lo ricordo, era abbastanza seguito. Però comunque sia, è un personaggio che in televisione c'è stato, devo dire, tra l'altro anche una persona estremamente gradevole, una vera Sì, signora della... assolutamente. E nella copertina che è stata realizzata da Fabrizio Del Monaco, che è un importante disegnatore abruzzese, e lei viene, diciamo, disegnata con vesti angelicate, e sotto, ti lo faccio vedere ancora, c'è invece un piccolo troll, un demone, perché poi alla fine qui si ride e si piange. Questo non è soltanto un romanzo comico, c'è margine anche per delle riflessioni importanti, perché io ho sempre amato mescolare l'alto e il basso, cioè le cose divertenti a cose che invece magari toccano di più, che ci fanno anche soffrire, perché poi un po' questo è l'ingrediente della vita in generale, no? Facciamo un giorno una festa, un battesimo, un giorno un funerale, la vita è un ricambio continuo. Sono tutte e due. Soprattutto in quest'ultimo anno credo che ce lo abbia Ecco. dimostrato in modo inequivocabile, che le cose possono cambiare veramente in modo radicale e soprattutto Repentino. del tutto imprevedibile. Perché un anno fa, a quest'ora più o meno, forse ancora non avevamo idea di tutto quello che ci aspettava. E quindi, sa, veramente possiamo ben dirlo questo, assolutamente. Altro, io mi permetto di dire una cosa, che la lettura di un libro di questo genere la consiglierei proprio ai ragazzi di oggi, che magari non hanno conosciuto un periodo diverso, perché tu giustamente dicevi non c'erano ancora i social, non c'era ancora il web, almeno non nelle proporzioni qui oggi nelle nostre vite, smartphone, forse esistevano i cellulari, che tra l'altro all'epoca erano ancora il cosiddetto bene di lusso, quasi uno status symbol prima della diffusione di massa che avvenne solo proprio alla fine degli anni 90. Quindi forse anche una bella immersione in quel periodo di tempo. Ecco, una cosa che mi viene in mente. A proposito di relazioni sociali, il web ha cambiato le relazioni sociali, su questo non c'è dubbio, credo, i social in particolare, perché ecco, prima, come dire, la tradizione era vedersi al pub, come in questo caso i protagonisti del tuo libro, oggi è, a parte il discorso del Covid, anche prima di quello, vedersi su Facebook, vedersi sui social e quant'altro. Ecco, visto che noi abbiamo conosciuto, sa, anche un altro mondo, è il caso di dirlo. C'è un po' di nostalgia verso quel mondo in questo libro. Moltissima, moltissima. Erano anni intanto in cui i locali erano aperti e in questo momento purtroppo faticano, hanno orari molto difficili, quindi sono cambiate cose, ma erano anni anche abbastanza innocenti, passami il tempo, cioè, no, si andava lì e si faceva amicizia, ci si conosceva. Oggi i social sì, portano anche a avere facili conoscenze, però con tutti i pericoli, no, del caso, perché poi è un mondo complicato. Io preferivo un po' tornare a quegli anni lì, preferisco gli anni in cui si va al pub con l'amico, una pacca sulla spalla, una chiacchierata, era tutto forse più bello, ma sono un vecchio nostalgico, quindi
lo dico perché filmerei subito per tornare a quegli anni lì. Poi comunque. Speriamo che, no, era una battuta la mia, speriamo che, come dire, finita questa, quest'incubo che stiamo vivendo, tutti quanti avranno il desiderio di, sa, di avere una vita un po' più reale, un po' meno sui social. Questo periodo, per carità, non li demonizziamo i social perché hanno aiutato parecchio, nel senso hanno aiutato anche a mantenere i contatti tra le persone, però non c'è solo quello, mettiamola così, sa, speriamo che... Assolutamente. Considera che in questo romanzo c'è molto dialetto romano, romanesco, chiamiamola lingua romana, perché in quegli anni lì era quella la lingua che si parlava in un pub romano. E questa, diciamo, incomunicabilità che poi questi personaggi hanno, sono una quindicina i miei personaggi, 15, 20, sono tanti. Viene poi alla fine questa comunità sciolta dalla battuta, cioè loro riescono a comunicare perché poi c'è la battuta tagliente. I due personaggi che sono, uno si chiama il Divino e l'altro è la voce narrante che potrei essere io, ma insomma non lo specifico nel romanzo, sono quelli che cercano in qualche maniera di smascherare questi personaggi perché poi ognuno lì va in questo locale e si racconta. Come meglio crede, mettendosi spesso una maschera, e c'è appunto un gioco di relazione dove poi la battuta tagliente, spesso anche passami in termini pesantina, però vera, però verace, riporta tutto quanto nell'ordine prestabilito. È un po' una follia questo racconto, questo romanzo, te lo dico sinceramente perché. Ci ho messo dentro tutti i mondi che ho frequentato, che ho respirato, che ho letto. C'è Pasolini che come linguaggio, il Pasolini degli anni delle periferie romane, ricordi i ragazzi di vita, i grandi classici di Pierpaolo Pasolini, ma c'è Fantozzi, ti dicevo, Valo Villaggio come stile, anche nelle descrizioni sono molto minuziose. C'è questa storia che ha inventato Villaggio di raccontare i personaggi facendo l'elenco, no? Io di quando raccontava abbigliamento, fanfilini, dava in 5-6 punti un'immediata descrizione del personaggio. E c'è il mondo pirandelliano che ho sempre amato, l'umorismo, la comicità di Pirandello, il gioco delle maschere, appunto, che ti Ah, dicevo prima. è Ci ho messo tanta roba dentro per dirti, ci ho messo Califano, ci ho messo Marco Ferreri, un grande regista che ho sempre amato, quella malinconia anche di De André. Diciamo, ho provato a fare. È un romanzo che c'è tanto di me, tanto di me in questo sì, romanzo. anche perché una delle leggi non scritte dell'editoria è che il genere del primo libro, soprattutto, ha una forte impronta personale da parte dell'autore, nel senso che c'è tanto dell'autore in quel qualcosa che ha scritto. Oddio, c'è in tutte le sue opere, sia ben chiaro, però probabilmente nel primo è ancora più forte questa impronta. A proposito, visto che parliamo di primo libro, prevedi che diciamo di scriverne altri? Già, stai Sì, facendo, guarda, non ti chiedo. sono. Niente di specifico perché i libri non ancora usciti non se ne parla, penso così, è una No, curiosità. però abbiamo già le idee chiare. Io e il mio editore Alessandra Prospero, Daimon Edizioni, che ringrazio per aver creduto in me in questo primo romanzo. Abbiamo le idee chiare perché sto lavorando a un secondo romanzo, sempre comico. Non è un libro sull'amicizia come lo è questo, ma è un libro sull'amore. In chiave comica di una coppia in crisi, ti dico, ti anticipo questo. Bene. E avendo fatto studi di cinema, io sono laureato in critica del cinema e del teatro, sono abituato a scrivere sempre le cose immaginandomi, che ne sai, un domani rappresentate. Quindi ecco, lo sto scrivendo, pensando, sognando di portarlo un giorno, che ne sai, al cinema questa seconda storia. Perché no? Quello è uno dei sogni nel cassetto di ogni autore, vedere il proprio libro diventare o una sceneggiatura teatrale oppure anche un film, una serie TV, perché non fa sognare in grande non guasta. Gianmarco, in conclusione ricordiamo dove possiamo acquistare il tuo libro e anche in quali formati è disponibile, oltre il cartaceo l'abbiamo già visto, io chiedo sempre per quanto sia un fan del cartaceo se ci sia anche l'ebook.
No, al momento è cartaceo, lo troviamo su www.diamondedizioni.com e sugli altri canali ufficiali dove si possono acquistare i libri. Benissimo, e quindi ricordate Gianmarco Merlo, lo vediamo, la felicità è scorretta. È scorretta. Diamond Edizioni. Benissimo, grazie Gianmarco. Allora, grazie a te Paolo. Libri. Viva il lupo. Buona serata a tutti. Ciao.